se io non ce l'ho strutturato, cosa rimango? Scusami, rimango. Vieni qua, vieni. Scusa, so che vi siete prenotati, ma abbiate pazienza. Quando vedo qualcuno che mi piace, vieni. Fatti vedere da loro. Diglielo, diglielo a questi, perché sono loro. Non lo dice a me, ma è a loro che lo devi dire. Ma sì, io non sono stata in grado di strutturarmi questo io. La società, il mondo, non sono in grado di affrontare le difficoltà della vita. Devo avere una certa sicurezza, devo esserci. Fatti vedere la vita anche da loro. Fatti vedere, guardate, è bellissimo. Guardate quando dici che vuole sicurezza. Dillo, vai, dillo. Sì, è vero. Dai, dillo che bello. Dillo che vuoi una sicurezza. No, ma io ce l'ho. Come ce l'hai? Ma sicurezza, io ce l'ho. Io. Ce l'hai tu io. Allora parla per chi? Tu dici strutturata, non strutturiamola, ma non corazziamola. D'accordo, sono d'accordo. Sei d'accordo? Però allora cosa? Comunque. Sì. Fammi capire. Perché se non ce l'ho, cosa succede? Scusami, allora lei la dice. Domanda è, aspetta. Lei dice, io ce l'ho strutturato, ma se non ce l'avessi, cosa succederebbe? Ma ti pare una domanda? Cioè, ma domandatevi quello che vi riguarda. Capite? Voi potreste dirmi, io non ho un io strutturato, cosa devo fare? Non potete dirmi, io ho un io strutturato, me ne sbaglio. Gli altri disgraziati che non ce l'hanno, cosa devono fare? Vedete, l'ho fatto, chiamata mamma, che era troppo bella. Allora, tu sei a posto come io. E quindi hai parlato perché c'hai la maglia vicino. Questo. Cioè, tu hai detto, tu hai guardato lei, hai detto, questa qua sicuramente non ha un io strutturato. Quindi faccio la domanda al posto suo. Allora, chi si era prenotato? Qualcuno là per le domande? Chi era? Beh, questo è un aspetto fondamentale della trappola, il dolore. Ricordate che avevamo scritto da qualche parte qua? Il dolore è un aspetto fondamentale della trappola. La trappola è organizzata in modo... Allora, vi ricordate quando l'anno scorso abbiamo fatto il piano di volo, lo ricordate? Allora, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che un'anima arriva su questo pianeta con degli ostacoli, no? Chiaramente. Abbiamo anche visto perché questi ostacoli. Perché questi ostacoli nascondono livelli di consapevolezza più elevati e si presentano come ostacoli proprio perché non sono ancora accessibili al nostro stato di coscienza. Noi abbiamo la possibilità infinita di apertura di coscienza. Arriviamo a un certo livello, tutto quello che c'è oltre, beh, ci appare come un ostacolo, perché ancora non riusciamo ad assimilarlo. Il problema non è questo. Il problema non sono i guai che ci aspettano. Il problema sono le centinaia di guai che non ci aspettano. Cercate di capire cosa voglio dire. Se il mondo fosse normale, so che se non vuol dire niente, però tanto, facciamo un'ipotesi. Se noi superassimo questo momento di difficoltà del pianeta e cambiassimo il mondo, e si può fare, e il mondo cambierà in ogni caso, sia che noi lo facciamo che non facciamo, il mondo cambierà. Poi magari noi andremo a abitare in un'altra parte, però. Allora cosa succederà? Succederà che il pianeta Terra diventa, cercate di capire sto un po', però, diventerà un posto dove un'anima arriva per vedere delle cose e avrà le sue cose da vedere. La trappola invece è organizzata in un modo, vi ho spiegato perché l'altra volta, perché ogni dolore, ogni sofferenza, ogni lamentela che noi tiriamo fuori è nutrimento per alcune forme di vita. Non dimenticatevelo questo, Riascoltatevi le cassette l'altra volta e imparatele bene, perché ogni volta che noi sviluppiamo energie sul piano della personalità, queste energie sono cibo per alcune forme di vita, che quindi cercano di fare in modo che noi sviluppiamo sempre questo tipo di cibo e le nostre sofferenze, il nostro dolore, per certi aspetti, appartiene a un altro piano, ma per la maggior parte di esso appartiene al piano della personalità. Questo aumenta la cappa, è un circolo vizioso proprio questo pianeta. Se il pianeta Terra fosse normale, e lo sarà normale, sarà un posto dove ogni anima arriva, ha delle cose da vedere, vedrà quelle cose, e se ne andrà nel momento. Poi se ne potrebbe parlare per giorni, poi parleremo un po' del futuro, cosa succederà nel futuro quando la trappola in un modo o nell'altro, va bene?
Allora, qual è il problema? È che dalla sua testimonianza, beh, si capisce che non è la sua testimonianza, la mia, è quella di tutti. Noi arriviamo su un pianeta perché abbiamo già le nostre cose da vedere e ci ritroviamo riempiti di complicazioni e di problemi che non ci appartengono. Perché quando uno ci arriviamo e l'educazione o i genitori o l'ambiente ci dicono che siamo dei buoni a nulla perché semplicemente perché non sappiamo giocare a calcio, non so se sono venuto per quello, può darsi di sì, ma mi devo già lavorare 30 anni per capire quando avrò 40 anni che anche se non ho fatto il calciatore non è per questo che sono un fallito, sto esagerando un po', ma caspita, cosa succede? Succede che quando arriva il problema che mi spetta, quello che proprio mi sono andato a cercare, invece di affrontarlo con delle energie, in pieno delle mie energie, insomma, con un certo stato di consapevolezza, certo, sempre una difficoltà, lo affronto già spompato. Cioè, è come dire, vado a fare una partita a tennis e prima faccio 45 km di corsa. Cioè, arrivo lì e... Ma non hai energie per affrontare la... Sono capito. Cioè, arrivo putrefatto. Allora, è proprio un problema grave, perché comporta che qualcuno soffre, veramente c'è tonnellate di sofferenze su questo pianeta, e ci va tutto il rispetto per questa cosa, però il problema è questo, è al di là del nostro aspetto, per cercare di capire, anche se noi abbiamo sofferto, va bene, ok, questo va bene e basta, cioè, adesso non stiamo lì a dire io ho sofferto 10 e tu hai sofferto 100 perché non serve a niente, insomma, non serve a niente, per cosa serve io ho sofferto di più, non serve a niente, cioè, mettiamoci una pietra su e diciamoci piuttosto, vogliamo fare in modo che i bambini del futuro arrivino e invece di essere sempre nella cacca fino a qua come abbiamo fatto noi, a qualcuno è andato un po' meglio, ma preparare loro un mondo in cui non debbano sempre lottare perlomeno per aprire un negozio, per comprarci, cioè, che vengano in un mondo dove possono trovare un po' più di serenità, un po' più di pace, capito cosa voglio dire? Perché in fin dei conti, cioè, certo, se voi avete dei problemi cercate di risolverli come meglio potete, questo ci mancherebbe, però voglio dire, anche il discorso di dire ho sofferto, che è sacro, che per carità, nessuno lo mette in dubbio, ma vogliamo cambiare questa cosa nei limiti della nostra possibilità, giusto? Capite cosa voglio dire, eh? Sto dicendo che non è obbligato a farlo, ma insomma, a un certo punto dire, perché ognuno di noi ha sofferto, è giusto quello che ha detto, eh? Poi, come è facile a dire che ho sofferto poco, ho sofferto tanto? A ognuno di noi la sua sofferenza sembra grandissima, insomma, no? A volte guardiamo la sofferenza degli altri e diciamo, tu stai soffrendo per una cosa che per me non mi fa né caldo né freddo, sì, ma l'altro dice, sì, ma per me è importante. Insomma, ci sono persone che soffrono, non so, perché il papà se n'è andato quando aveva 3 anni e si è sentito senza papà fino a... Allora, adesso è ancora qua che dice, mio papà se n'è andato. L'altro dice, mio papà se n'è andato, meno male. Cioè, adesso non voglio prendere in giro la sofferenza, però voglio dire, ognuno di noi pensa che le sue sofferenze siano importanti, giustamente, va bene, ok, va bene. E se adesso state soffrendo in questo momento, fate qualcosa per uscirne, in qualche modo. Autocuratevi, fate dare una mano a qualcuno. Fate quello che potete, non è questo il punto è, vogliamo cambiare queste cose o no? Vogliamo uscire dal nostro guscio e dire, ho sofferto, bene, o male se volete, ma voglio lavorare affinché, se ho vissuto una vita ingiusta per esempio, se ho sofferto troppo, va bene, ok, ma voglio fare qualcosa affinché i bambini possano adesso crescere in un ambiente diverso da quello in cui sono cresciuto io. Questo si può fare, secondo me, capite? E vedete che spesso il fatto di crearsi un cerchio intorno in cui si ha sofferto, vedete cosa voglio dire? Con tutto il rispetto ci mancherebbe. Però vedete che fa parte, guardate che fa parte, di quella strutturazione del Dio di cui vi parlavo, Cercate di capire, non sto parlando contro, Danilo lo sa che non sto parlando contro nessuno, ci mancherebbe. Fa parte di, io ho sofferto, vedete? Io ho fatto questo. È normale che facciamo così. Ma vogliamo dire, no, ho sofferto, bene, a cosa può servire questa sofferenza? Anche se avete l'impressione che non vi sia servita a niente, ma servirà a farvi capire che quel bambino lì, se potete aiutarlo... Non so se mi spiego, cioè, anche se voi dite, non so, non ho capito, lui dice giustamente, la mia anima non lo saprà, ma io non lo so, ho sofferto e capito, va bene, ok,
Ok, ma guardi un bambino davanti, dici, gli vuoi contagiare questa cosa? Vuoi che anche lui cresca così, in un mondo di trappola così? Forse la risposta è no. Poi cosa fare non lo so, però è il principio, se vedete. Allora dite, ma ho sofferto, che? Ma ho sofferto, sto soffrendo, va bene, al di là che c'è, c'è una ragione, ci sono delle ragioni da cercare, ma se anche non le trovate, dite, no, adesso potrò aiutare qualcuno a uscire da questa cosa, ed è chiaro che la vostra espressione sofferente non è forse il miglior modo, o forse sì, non lo so, giudicate voi, aiutate qualcuno, è il miglior modo per uscire, perché ci sono persone che soffrono tutti i giorni, che hanno dei grossi problemi. Allora, magari andate a trovare qualcuno che ha un problema e gli dite, guarda, io ho sofferto, ti capisco, non lo so, qualsiasi cosa, gli tenete la mano. E che cacchio, a volte pensiamo che dobbiamo fare chissà che cosa, gli tenete la mano, tanto che uno è lì che, non lo so, trovate voi. Ma se andate da uno e gli dice, guarda, su, soffri come una bestia, anch'io, siamo due disgraziati, schifo, ma sì. Ma si può fare, che a volte uno si consola anche un po', però fate quello che volete. Però vedete, è sempre lo stesso discorso dell'io. Il dolore su di lui gli ha permesso, al di là di tutto, e questo ne sono sicuro, di affinare la sua sensibilità. Poi magari sarà anche incazzato, io non discuto, però è una persona estremamente sensibile, estremamente delicata, e il dolore gli ha permesso di affinare queste cose. Allora è una persona che, se vuole, può, non voglio parlo a livello singolo, però insomma, che può trasformare, trasmutare proprio questa sua sensibilità in affetto nei confronti degli altri, in un sorriso nei confronti degli altri, anche se come persona non riesce a vedere per quale cacchio di ragione, capito? Non importa, anche se si può vedere, ma non importa che se non la vedete, ditevi basta, ditevi mettiamoci una pietra su questa cosa, cerco di prendere questa sofferenza e di aiutare gli altri che altrimenti sono in preda alle mie stesse sofferenze, perché la trappola è mortale. Chi la vede si dedica completamente alla trappola. Questa è, se voi dite io la trappola la vedo, c'è un solo modo per stabilire se la vedete. Perché se la vedete, dentro non ci state. Oppure dite, ah, che interessante la trappola, capito? È bella la trappola, che bella la trappola. E qualche cacchio di bello. Cioè. Uno un giorno vi dice, guarda che sei in prigione, dice, ah, che bello, che bello sei in prigione, esci. Chi vede la trappola lavora a tempo pieno per uscirne in un modo o nell'altro, cerca di creare bellezza, cerca di andare a fondo nel suo principale scopo esistenziale, trasformare la spazzatura in bellezza, in armonia. È questo. Quelli che vedono la trappola lavorano per l'armonia, per la bellezza, lavorano per alleviare le sofferenze degli altri. Non per lamentarsi delle proprie, ripeto con tutto il rispetto. Avete capito un po' come funziona?